Salve studentelli belli! Siete pronti per questa nuova nocciolina? Oggi vi racconteremo, nel minor tempo possibile, la vita e le opere del baffuto simbolo del decadentismo, Gabriele D'Annunzio. Iniziamo! Gabriele nasce il 12 marzo 1863 a Pescara. Grazie a suo padre Francesco Paolo Rapagnetta D'Annunzio, il piccolo Gabri parte subito in quarta. A 16 anni, infatti, pubblica la sua prima raccolta di versi. Un vinile che raccoglie le sue prime pernacchie, i rutti, e le scorregge sulla gente. Oh, stiamo parlando dell'altra raccolta di versi, il primo vere, che gli permette di entrare immediatamente negli ambienti letterari. È il 1879. D'Annunzio è un megalomane fin dalla giovane età. In quegli anni annuncia la sua morte solo per poter ristampare il primo vere, che infatti fa sold out. D'Annunzio è un megalomane e un king del marketing! 1881. D'Annunzio si iscrive alla facoltà di lettere di Roma, ma abbandona la nave prima del previsto. Decide così di diventare cronista della Roma mondana e pettinata. Frequenta i salotti aristocratici e letterari della capitale e riesce ad alternare l'attività di giornalista a quella di poeta. Ma quant'era fico D'Annunzio? Ma non è tutto rosa e fiori. La sua vita amorosa, infatti, è una strada piena di crateri. Nel 1883, prima compie una scandalosa fuga d'amore con l'aristocratica Maria Arduin. Poi se la sposa. Da lei ha 3 figli. 4 anni dopo, i due si separano e D'Annunzio si getta tra le braccia di Barbara Leoni. La figura di Barbara riemerge in opere come Il piacere, che abbiamo riassunto sempre qui su Noccioline, Le elegie romane e Trionfo della morte. Nel 1890 D'Annunzio si trasferisce a Napoli, dove intraprende una torbida relazione con la già sposata Maria Gravina Cruiglias Anguissola. La coppietta, dopo essere stata beccata in flagrante dal marito di lei, viene accusata di adulterio. Gabriele e Maria, dopo essere scampati alla reclusione, vivono nella miseria. I due hanno una figlia, la prediletta di D'Annunzio, Renata. La loro relazione termina nel 1894. È a Venezia, però, che il Gabrielone nazionale trova la sua musa definitiva. Il vero amore? L'attrice teatrale Eleonora Duse. Grazie a lei, Gabriele è gonfio di ispirazione. Sforna alcuni testi teatrali, i primi 3 libri delle Laudi, e scrive il romanzo Il Fuoco, che è praticamente il racconto della loro vita amorosa. Cucciolone romanticone. Gabriele e la sua Eleonora si trasferiscono a Firenze. È proprio qui che ha inizio la sua carriera da parlamentare. Scrive il romanzo politico Vergini delle Rocce e nel 1897 è eletto deputato della destra. Nel 1900 Gabriele si oppone all'approvazione delle leggi Pelù, che puntano a restringere le libertà fondamentali dei cittadini. Con un bel tuffo passa all'altra sponda, l'estrema sinistra. È qui che hanno inizio i veri problemi. Gabriele non viene rieletto come deputato e la relazione con Eleonora inizia a fare schifo. I due si separano nel 1904. Di lei D'Annunzio diceva: nessuna donna mi ha mai amato come Ghisola, né prima né dopo. 1910. Gabriele D'Annunzio si esilia volontariamente in Francia per 5 anni, dove si occupa della traduzione delle sue opere. In questo periodo scrive la scandalosa opera in 5 parti, Le Martyrs de Saint-Sébastien, messo in scena a teatro con le musiche del compositore francese Claude Debussy. È il momento di tornare in Italia, e mica solo per mangiare meglio. È scoppiata la prima guerra mondiale e D'Annunzio vuole che l'Italia entri in guerra. Per maggiori dettagli ascolta il nostro podcast online adesso su Spotify. Ok, va bene, torniamo a noi. In guerra D'Annunzio diventa un soldato piuttosto particolare. Lancia siluri contro le navi austriache, sorvola Vienna lanciando 400.000 volantini che inneggiano alla resa dei viennesi. È un folle! Ma la sua impresa più memorabile
è l'occupazione di Fiume, dopo la vittoria dell'Italia, da lui definita mutilata. Come detto prima, per maggiori dettagli ascolta il nostro podcast online adesso su Spotify. Conclusa la sua spettacolare avventura, nel dicembre del 1920 si trasferisce al Vittoriale, una bellissima villa a Gardone Riviera, sul lago di Garda. Nonostante si possa vantare di avere fan illustri come Benito Mussolini, sono anni di decadimento per il poeta. Dal 1926 cura la sua opera omnia, amplia le faville del Maglio e scrive Il Libro Segreto. Muore il 1 marzo 1938. D'Annunzio, oltre ad aver fatto tutta sta roba, si è pure preso la briga di inventare alcune parole e definizioni come scudetto, tramezzino, velivolo, vigili del fuoco, e ha declinato la parola automobile al femminile perché la macchina gli ricordava in tutto e per tutto una donna. Oltre a questo, marchi come La Rinascente e Saiba devono i loro nomi proprio al mitico Gabrielone. Abbiamo saltato qualcosa? Fatecelo sapere qui sotto con un commento. Alla prossima, studentelli belli.